Ciao a tutti ragazzi, oggi sono su Zombie in Spaceland per mostrarvi un nuovo glitch con il quale potrete avere il secondo Paga Punch su una qualsiasi arma senza effettuare l'Easter Egg. Semplicemente dovrete equipaggiare la carta super efficiente e mentre prenderete il pezzo per le head cutter dovrete premere contemporaneamente L1 ed R1. Assicuratevi di aver preso il pezzo perché altrimenti il glitch non funzionerà. Dopo aver effettuato il glitch però la sfera gialla non ci dovrà essere, come si vede in pratica adesso sulla mia arma. Una volta che il tempo sarà passato avremo duplicato la nostra arma, così avremo una versione normale con un solo Paga Punch e avremo anche la seconda versione con il secondo Paga Punch. Per inserire il pezzo dovrete ripetere naturalmente il procedimento dell'UFO. Come vedete ragazzi, adesso ho tre armi senza avere il calcio nel mulo. E la seconda arma duplicata sarà pacapanciata due volte. Adesso per poter acquistare le munizioni a soli 250 crediti, per l'arma pacapanciata due volte, dovremo vendere l'arma potenziata una sola volta. Semplicemente quindi sovrascriviamo l'arma con un'arma a muro. Assicuratevi di non vendere naturalmente l'arma pacapanciata due volte. A questo punto potrete tranquillamente effettuare il glitch per entrare nell'Hellstorm e avrete le munizioni a soli 250 crediti. Naturalmente anche se non ci entrerete qui dentro potrete semplicemente acquistarle. Per vedere il procedimento per arrivare qui, semplicemente dovrete vedere un mio video precedente che si trova sul mio canale. Ragazzi, vi ricordo che se dovessero servirvi account per GTA Online, potete semplicemente contattarmi in privato. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi. Ciao a tutti!